Slay, slay. Every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete potuto notare dal titolo, faccio un video dove proviamo i brand delle mamme italiane. Tam tam tam. Perché faccio questo video? Perché vorrei iniziare a riproporlo ogni anno e molto probabilmente farò anche un video dove utilizzerò i trucchi delle mamme straniere che hanno un beauty brand. Potremmo anche fare tipo una sfida, mamme italiane versus mamme straniere che hanno un brand. Fatemi sapere qua sotto se secondo voi potrebbe essere un'idea carina da proporre sul canale. Come sempre troverete la lista dei prodotti qui nel box di descrizione e se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e iniziamo con il tutorial. Partiamo dal fondotinta. Allora, utilizzo Oh My Love nella colorazione 12.75. Questa qui è leggermente rossiccia. Quindi cosa andiamo a fare? Prendo un po' di questo Pro Color Foundation Mixing, metto un po' di blu e lo mischio così, nella speranza che funzioni, raga. Sì, leggermente più neutro, meno rossino. Mettiamo ancora un po' di blu. Let's give it a try. Ancora. Ultimo, prometto. Così secondo me siamo molto vicini. Let's see. Yes! Can you tell the difference? È minima, ma c'è. Proviamo a fare un'ulteriore prova. Secondo me con questo ultimo pump, we're gonna get it. Oh my god, look at that. Can you see the difference, bitch? Cioè, raga, la notate la differenza? I hope you can. Comunque a me non interessa, adesso io mischio tutto. Raga, è il mio match perfetto. I freaking mean. Questo prodotto qui, ragazzi, vi salva da qualsiasi situazione. Allora, se siete dei makeup artist, dovete assolutamente avere questo prodotto. Questo qui, blu. Poi esiste anche il giallo, il bianco, l'arancio, nel caso in cui il fondotinta risulti troppo freddo, troppo scuro. È veramente un prodotto che secondo me vi può aiutare sui set. Come primer ho utilizzato quello di Smashbox, perché questo fondotinta, raga, non è molto oily skin friendly, nel senso che se non fai una buona preparazione rischi veramente in poche ore di diventare una palla da discoteca. Quindi non me la sono sentita di usare il primer, quello di Mulac, perché in realtà c'è un primer di una influencer italiana mamma, che è Mulac. But you gotta do what you gotta do, Bubuki. You gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. Bitch, you gotta do what you gotta do. Hey, you gotta do what you gotta do. Stendiamo l'ultimo coat sul naso. Così. E raga, felicissima di aver ottenuto questo match. Poi comunque il fondotinta da club ossida, quindi sono molto fiduciosa che questo match qua diventerà veramente il mio preciso. Prendo questo correttore qua, questo è Oh My Love, sì, numerazione 11. Questo correttore non l'ho ancora capito onestamente, su di me I have mixed feelings, magari passo il tempo e il mio gusto cambia. L'ultima volta avevo fatto un video su i brand dell'influencer italiana, è andato molto bene, non me l'aspettavo onestamente. Quindi yes, this is the reason why we're doing this. Andiamo con questo qua. Questo qua è un fondotinta di Mulac, numerazione 10N, che per me è veramente tanto scura. E la vado a mischiare con questo correttore Oh My Love numero 13. Perché faccio questa cosa qua? Voi vi chiederete. Perché voglio creare una consistenza di bronzer. Una consistenza di bronzer che ci dia delle soddisfazioni. Perché questo qui è troppo scuro e freddo e questo invece è troppo chiaro. Secondo me è caldo. Quindi mischiandoli, secondo me, riuscirò ad ottenere... Yes, the perfect shade, beh. Oggi, raga, Leonardo da Vinci. Musica classica. Raga, oggi pitturiamo. Via!
facciamo una cosa importante che qua non rischio di colorarmi i capelli. Quindi andiamo qua, creiamo il nostro bel disegno, così, sotto. Poi andiamo con... raga, perché il make-up, raga, è un po' come disegnare, ok? This is what you need to know. Make-up is just like painting. E io adoro disegnare. Ho fatto liceo artistico. Per chi se lo stesse chiedendo. Oh, amore mio, guarda qua. Che situazione. Guarda qua che situazione. This is amazing. This is amazing. Ok, come la sfumo questa situazione? Andiamo con questo pennello qua. E picchiettiamo piano piano. Sfumando verso il collo. Quindi verso il basso. In questo modo riesco ad avere una bella sfumatura. Ah, mi piace che si asciuga così velocemente. Ci piace questa roba. Molto, ottimo direi. Ok, poi andiamo qua con il pennello del fondotinta. Allora, questo trucchetto qui l'ho fatto vedere anche nelle storie di Instagram. Che io in realtà, quando non voglio proprio una roba super harsh a livello di... contouring, lo faccio con o le polveri oppure con questa tecnica qui dove porto il bronzer anche qua, perché così almeno io ho la possibilità di creare l'illusione ottica, you know, that my face is slimmer. Poi andiamo con CEO di Mulac. Io adoro questo erogatore e sfumiamo. L'ho tenuto parecchio in posa, come avete visto, perché di solito quando uso questo correttore mi ritrovo a stratificarlo più volte e non ho voglia oggi di fare questa cosa. Io poi non mi arrendo mai quando ho dei prodotti che non funzionano, cerco comunque di trovare la soluzione. Una cosa che ho notato adesso che l'ho tenuto in posa per un po' più del solito è che tipo fa ticlin ticlin, quindi magari ci sarà qualche ingrediente all'interno che dà la possibilità di creare un effetto de puff al viso, sicuramente ci sarà. Questo correttore in particolare è oftalmologicamente testato. Ok, vado con questo qua. Questa spugnetta non è male, eh? Non è niente, niente male. Ma comunque, dunque, comunque, questa cosa qua non me la copre. I don't know why, I really don't understand this. Consider that this to me. Oh God. Tanto prima o poi la troverò una soluzione per farlo funzionare come dico io. Perché vedete che ogni tanto ve lo ripropongo? Because I love makeup, you know? I really love makeup. E io odio gli sprechi. Allora, cosa importantissima, raga. Mi sa che l'ho già detto in qualche video precedente o nella secret chat. Vi lascio il link qua sotto della secret chat. Dicevo che io faccio fatica a buttare via i trucchi. Cioè, mi sono resa conto che io... anche quando sono finiti li lascio. Perché c'è la parte vecchia di me. Devo lasciare andare. I need to let go this kind of trauma. Because now I have makeup. I can afford makeup. So, per carità, mai dire mai, eh. Perché qui anche a livello di società stiamo facendo dei grandissimi passi indietro. But I hope it's not gonna happen for the makeup. Se no sarebbe un grosso guaio, raga. Cioè, anche se onestamente non è con tutta storia di fare tutta la... sensibilizzazione che ho fatto questi anni sul topic. I don't know if I have the strength, you know, to do that. E niente, lo stratifichiamo di nuovo, ma io non so se vedete qua, non copre, cioè è la terza stratificazione che faccio. I really don't understand. Vabbè, lo mettiamo un po' ancora. Non so se c'è il correttore, quello di Mulac, che mi può aiutare. Perché porca miseria, cioè, ma come cacchio? Ah, ma questo è più scuro, porca miseria. Sai cosa posso fare? Usare questo. Questo qui bianco, sempre di LA Girl. Questi prodotti, ragazzi, sono andati viralissimi qualche anno fa su TikTok, proprio perché hanno la capacità veramente di aiutare. Oh, maybe this can help. Ma chissà perché fa sto gioco maledetto. Don't ask! I don't know. Don't ask! I don't know. Hey, don't ask! I don't know. Scrivi, I don't know! Ok. Allora, raga, la vedete? Allora, qua non copre, che è la parte più importante di un correttore. Cioè, qui perfetto, qua perfetto,
qua non copre. Le faccio vedere per esempio il correttore di Benefit. Tu lo piazzi qua e qua rimane. No, usiamo questo. Cioè, l'avete detto la differenza? Adesso andiamo con una bella cipria. Non esistono ciprie libere delle nostre mamme. Quindi vado con questa qui di Huda Beauty, numerazione Blondie. E poi andiamo con questa powder foundation qua. Questa è la Silky Powder Foundation di Cosmify. Questa era lancio in collaborazione con Makeup Delight, che raga, è una delle OG beauty guru veramente, cioè she is the Mare Harley Quinn. Adesso, in questo preciso momento, andiamo ad utilizzare la Choose Me Palette, questa qui è di Mary. Qualcuno si chiederà, ma lei non è una mamma. Chi l'ha detto? Lei è madre di Brecky! E quindi la utilizziamo, va bene? Cioè, qui vedi il Pro Makeup Artist. Mi spiace, fa fallout, ma sapete che sono anni che vi dico che a me non interessa, per me l'importante è che copra bene! Poi sempre dalla Choose Me andiamo con il bronzer. Scaldiamo qui la situazione, la scaldiamo bene e applichiamo anche un po' qua così. Raga, domani ci sarà il primo concerto di Beyoncé. Oh god, ah! I'm so excited, sono troppo curiosa di vedere che cosa la nostra ape regina ha in serbo per noi. Scusate, di vedere gli outfit, everything. Ok, poi blush. Sì, ci siamo amalgamati. Ci siamo amalgamati abbastanza bene. Riapplico questa, nella colorazione 18 Amber, per chi fosse interessato. Andiamo a mischiarlo in questa zona qui, tra la zona contorno occhi e il bronzer. Così rendiamo tutto un po' più omogeneo. Ok, riprendo Choose Me. There you go, Bubukir, look at that. Freaking amazing. Illuminante. Andiamo con l'illuminante di Juno. Qualcuno dirà, ma Cleo non è mamma. Che l'ha detto? Cleo è madre di Juno! E quindi utilizziamo il suo illuminante, che secondo me è tra i migliori in circolazione, di, insomma, brand italiani. E sapete che questo qui è un illuminante che io ho sempre utilizzato. Infatti è bello usurato. Time for the lashes. No, non lashes, for the brows, scusate. Le pettiniamo bene e poi andiamo a utilizzare questo prodotto qui, il CEO, questo qui di Mulac, raga, è fantastico. Io lo amo. Penso che sia tra i migliori prodotti formulati per le sopracciglia. Ci sono tanti brow gel in circolazione, ma questo, secondo me, è adatto a tutte le sopracciglia del mondo. Perché non importa, ve le prende, ve le stende, come se non ci fosse un domani. Come se non ci fosse un domani, Bubu Kitty. Ma consigliatemi un brow gel, perché mi rendo conto che magari sono monotona per questo step qua. I can understand that I can be boring. Qualcosa che funzioni però, cioè non... Benefit per esempio è troppo liquido per le mie, perché sono talmente poche. Cioè ci vuole una cosa con questa formula qui, formulato bene. Ok, poi sopracciglia, raga, ormai la mia amatissima matita, questa qui di Astra. Perché non uso prodotti italiani? Perché secondo me non ci sono prodotti in questo momento, cioè italiani, di influencer italiane. Perché secondo me ancora non c'è il prodotto che mi convince. E quindi non ho la sicurezza nell'utilizzare certi prodotti. Non mi ricordo neanche se Mulac ha proprio delle matite per le sopracciglia. Ah sì, hanno la penna... quella stile ABH e NYX. La maggior parte di questi prodotti che sto utilizzando, Astra, Mulac, poi vedremo anche Chiara Ferragni Brand, li trovate su Douglas. E Douglas è uno di quegli store che trovate all'interno di Leti Shops. Cos'è Leti Shops? È una piattaforma che vi dà la possibilità di ricevere una somma di denaro indietro quando voi fate acquisti online. Oltre a Douglas avete Look Fantastic, ASOS, che altro c'è di beauty? Ah, Sephora, ci sono veramente tantissimi store, ma anche raga, SheGlam,
quindi Shein. Se non erro ci dovrebbe essere anche Pinali, Privé City, c'è Zalando, Privé e Mango. Ma ci sono anche altri settori merceologici, elettronica, c'è Ikea, veramente un botto di store. E l'applicazione è gratuita, quindi non è che avete dei costi aggiuntivi. Provatelo, raga, perché nel corso dell'anno potete riuscire ad accumulare un sacco di soldi e vi ritornano indietro letteralmente. Una piccola percentuale, ovviamente non tutto, però una parte vi ritorna indietro. Come funziona? Allora, per ricevere il cashback dovete andare sull'app, ovviamente di Letyshops, e dovete selezionare lo store dal quale volete fare gli acquisti. Poi da lì procedete normalmente a fare i vostri acquisti, però stando attenti, mi raccomando, all'icona verde che appare in alto. Al checkout il cash viene accreditato sull'account che avete, apritelo. Raga, apritelo. E niente, poi da lì decidete come avere i soldi indietro, se tramite conto bancario o PayPal. Io di solito faccio tramite PayPal. Just give it a try, vi lascio il link qua sotto. Poi mi saprete dire. Passiamo agli occhi. Sono molto indecisa se utilizzare la In My Border Suit. Mi sa di sì, dai, utilizziamo questa che è tanto che non la uso. Andiamo con questo correttore. That concealer. Cioè, mi dispiace. Però l'avete visto anche voi che è strano. Magari se qualcuno ce l'ha e lo usa, mi può dare delle indicazioni su come ovviare a quella cosa che fa sempre sul mio occhio. Ok, quindi abbiamo neutralizzato la palpebra. Come l'altra volta, raga, provate a dirmi che cosa amate di queste donne. Così magari se leggono mi si scalda il cuoricino. Cosa faccio adesso? Per prima cosa utilizzo Come On della In My Border Suit. This is good, guys, this is good. La mettiamo qui sulla nostra palpebra. Raga, ho visto su TikTok un video di una tipa che diceva che le sue mani, lei nera, diceva che le sue mani stanno diventando più scure rispetto al viso, perché facendo il gel si sono abbronzate. And I never thought about that. Quindi mi sa che da adesso in poi inizierò a mettere i guanti, perché sennò sembra che mi bliccio la pelle, quando in realtà non è vero. Poi, per carità, ognuno di noi ha delle zone più scure. Soprattutto le persone della pelle scura hanno iperpigmentazione. Però, sì. Una confidenza che vi voglio fare. Mi sono stancata dell'Invisalign, non ne posso più. Cioè, proprio mi rompe la routine dell'Invisalign. Cioè, è pallosa già di per sé, perché comunque devi stare lì a lavare bene. E raga, io sono germofobica, quindi veramente io ci sto tanto tempo a lavare l'Invisalign ogni giorno. Per esempio, se ci sono giornate in cui io non riesco a lavare subito i denti dopo aver mangiato perché sono in giro fuori, e quindi poi me lo tengo per tutto il giorno, cosa succede? Che si sporca di più, e quindi poi la sera torno a casa e lo devo pulire bene. Il problema è che poi dopo, dormendoci, di nuovo sempre lo step di pulizia profonda. E per me questo poi diventa uno stress, raga, non so, posso dire. Non so che trucco fare. Adesso ho fatto questa soft crease. Sono molto indecisa se fare la palpebra opaca oppure... No, dai, facciamo tutto opaco. Comfort zone. Vediamo un po' come sarà su di me. Ah, è scuro. No, allora uniamo comfort zone con topless. Anzi, 1, 2 e 3. Vediamo un po' che colore esce fuori. Comunque molto chiaro, quindi ci sta. Sono colpita. Ok, andiamo anche qua. Io adoro i look soft glam, raga. Non c'è niente da fare, mi dispiace se vi annoio, però secondo me sono i look più portabili. Cioè, potrei mettere dei punti. Let's try that today. Ok, applichiamo il glitter. Il punto luce, raga. Non è un glitter. It should cost a billion to look this good. Qual è la vostra canzone preferita di Renaissance? Amo io tutte. Ah, mi piace Energy, Caffè. Ah, the saxophone is love. Oddio, non mi viene il nome della canzone. Vabbè, poi mi piace Cozy. Colder than my skin, Cozy. Amo ma tutto l'album, anche Break My Soul. Eyeliner, questo qui di Mulak. Oh baby baby, you won't break my soul. Amo in italiano. Non romperai la mia anima. Non romperai la mia anima. Non romperai la mia anima. Non romperai.
Lo dirò a tutti quanti, a tutti quanti, a tutti quanti. There you go, there you go. Ok, adesso anche da quest'altra parte. Mascara. Raga, questo qua. Dark Love Mascara is one of the best mascara in the world. Mi piace tantissimo lo scovolo, come mi fa le ciglia. Peccato che adesso, avendo messo l'eyeliner, non avrò molto la possibilità di far vedere la potenzialità, perché parte dell'effetto se lo copre l'eyeliner, però questo scovolo è fantastico. Io adoro i mascara che hanno degli scovoli rigidi. Questo è uno dei mascara, secondo me, italiani più belli. Boh, forse è il mio preferito, no, ma è da sempre il mio preferito. Cioè, mi piace proprio tanto. Rende giustizia alle mie ciglia, perché le mie ciglia non sono brutte, sono solo un po' indisciplinate. Voi di che team fate parte? Team ciglia disciplinate o ciglia vado un po' come mi pare? Poi, raga, allora, un'altra cosa che solitamente le persone non tengono conto è il fatto che le ciglia vanno dove le pare se sono curve, e le ciglia solitamente sono un po' più curve quando tu hai i capelli ricci. Io, avendo i ricci afro, sono riccia ovunque, proprio ovunque. Cosa stai pensando, eh? Sto parlando solamente delle mie ciglia degli occhi. Dove stai pensando? Siete dei malandrini! Malandrini! Passiamo alle labbra. Allora, oggi facciamo una cosa un po' diversa dal solito. Siccome non ho una matita labbra, andiamo a mischiare questa qui, All Day Love, con un'altra di Chiara Ferragni Brand. Andiamo con la All Day Love, questa qui si chiama Brandy, 04 Brandy. Oh yes. Questa, raga, è una matita occhi, eh. Ok, poi adesso applico questa qui di Chiara Ferragni, Kiss Marker 06, e la stendo sopra per addolcire un po' il colore. Queste sono entrambe molto fredde, però non ci interessa, perché tanto poi andiamo a stendere un bel rossetto. Applichiamo questo. Cleopatra, come nacia, Cleopatra, come nacia. Vi ricordate? No, ovviamente no. Però allora, questo blush, I don't know, my dear friends. Bisogna scaldare qui, quindi andiamo con Waffle all'interno delle labbra. Questo è di Mulac, raga, Waffle è un rossetto bellissimo, che secondo me merita. Ma mi stavo guardando e dicevo, cosa manca? Le ciglia fitte! Andiamo a utilizzare le ciglia cerbiatta. Allora, queste qua, io ero obsessed da queste ciglia qua, un po' di anni fa. Oggi, ecco, diciamo che magari non è la scelta che farei, perché sono veramente super strong, cioè super, like, ve le faccio vedere così per darvi un'idea. Strong. Ok, ciglia applicate. Setting spray. See your setter. I know, it's a lot, it's a lot, but you have to do what you have to do. Ora, perché mi sono bagnata così tanto il viso? Per avere un effetto un pochino più naturale. Così è rimerso anche di nuovo il blush. E se mettessi qualche altro brillantino? Così ci danniamo, eh? Che cosa ne dite? Qua. Yes. Secondo me non ha senso qua, però vabbè. Ecco, questo io è il massimo che posso fare. C'è un altro look fighissimo che vorrei fare sempre con gli strass, perché questo sono. Magari lo faccio in un Get Ready With Me, dove vi parlo un po' di come va la mia vita, eccetera. Raga, questo è il look finale, considerazioni personali. Allora, il fondotinta Oh My Love, secondo me, con queste correzioni non è male. E preparando il viso non ci sono problemi. Se invece lo applicate senza primer, raga, non vi dura, ve lo dico. Se avete la pelle mista grassa, you wish it could last. Poi il correttore, raga, Oh My Love correttore, che cosa vi devo dire? Su di me mi crea quella cosa che avete visto. Ah, una cosa non ho detto del correttore, questo qua. Questo invece è buono, quindi non so se magari è il colore che crea quella cosa là. Però questo che è più scuro non mi fa quel problema. C'è anche da dire che è posizionato in un'altra zona. Non so come reagirebbe su una pelle scura questo nella zona contorno occhi. Magari fa lo stesso problema, I don't know.
But yes, this is good. Poi, questa palette qui, la Choose Me, a me piace molto, raga, perché ha proprio... Come vi posso dire? It's a pro kind of palette. Questa qui è veramente da avere sul kit di makeup. Per quanto riguarda le colorazioni, ve le lascio qua, perché io non me le ricordo, quindi le metterò in post. Bellissima, bellissima palette. In My Border Suit, questa è una palette iconica di Mulac. Non so perché non se ne parla abbastanza. Però sì, è una palette che secondo me vale la pena avere. Io non la uso tantissimo, come potete notare, perché ce l'ho tipo in un cassetto fuori dagli Alex. Quindi non mi ritrovo mai a prenderla, a utilizzarla, perché non la vedo sui cassetti. Ah, questa qui... c'ha un sottotono strano. Io continuo a dire che è un sottotono strano. L'illuminante, quello di Juno, raga, è fighissimo. È pazzesco. Ma cosa gli vuoi dire? Top, è tutto nella vita. La vita, la morte e la risoluzione insieme. Le ciglia finte di Mulac secondo me sono molto belle. Non le utilizzerei oggi perché sono belle strong. Però su questo look non mi dispiace, no? Yes, I really like this look. It's simple, it's classy, it's good. It's big. Raga, domanda del giorno: chi è la vostra influencer mamma preferita? Scrivetemelo qua sotto e se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag influpancine. Influpancine, pupucchieri, influpancine. Il saluto di oggi va a Julie Ghira. Ciao Julie, ti mando un bacio grande. Mua! Grazie mille per far parte della community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e mi raccomando, fatti sentire, fammi sapere che ci sei. Siamo arrivati alla fine di questo video, quindi questo significa che sono stata bravissima di intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscrivervi. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere un like, così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi un pochino di più sulla piattaforma YouTube. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!